Il sistema del tracciamento dei tamponi e anche dell'esame stesso dei tamponi è in estrema sofferenza. Ce lo conferma la responsabile della centrale tracciamento che si trova qui ad Arezzo Fiere e Congressi e che si occupa non solo della provincia di Arezzo. Siamo tutti in sofferenza, siamo in sofferenza sui drive-thru, siamo in sofferenza sui tamponi, sulla analisi dei tamponi, siamo in sofferenza sul tracciamento. È esplosa questa situazione che nessuno si poteva aspettare. Noi stiamo facendo il massimo, consideri che siamo a una performance potenziale di circa 250, stiamo tracciando oltre 670 casi al giorno. Noi stiamo chiamando tantissimi ragazzi, sia studenti laureandi che liberi professionisti, che accettino, anche se comprendo che ora è un periodo di ferie, tutti vorrebbero accettare dopo il 10 gennaio. Per noi è importante avere fin da subito più possibile persone, perché lo sforzo che stiamo facendo anche per assumere è veramente grande, ma non si stanno veramente trovando, oppure se ne trovano qualcuno ma che vorrebbero entrare un po' più là. Quindi un appello a questo, e poi un altro appello alla popolazione: coloro che sanno di essere contatto stretto e magari non sono stati chiamati da noi, o comunque lo pensano di essere contatti stretti, non fidarsi immediatamente del risultato del tampone del test rapido, perché comunque ha dei margini di falsi negativi abbastanza importanti, mentre se è positivo normalmente è un vero positivo, e non fare immediatamente il tampone, se non farlo e eventualmente ripeterlo dopo 4-5 giorni, altrimenti ci sa una falsa idea di essere negativi, ci dedichiamo tutta la vita e dopo 5 giorni tutta la vita sociale, e dopo 5 giorni viene fuori che uno invece è positivo. Una sorta di, diciamo, quarantena preventiva prima che, tra virgolette, arrivi il tracciamento ASL. Insomma. Eh sì, una sorta di pre-quarantena, tanto sappiamo, ormai è talmente così diffusa che ognuno di noi sa se è stato a contatto di qualcuno, e quindi in quel caso fare una sorta di auto-isolamento e in modo tale da evitare l'ulteriore. E poi sicuramente dovremmo cambiare strategia di tracciamento. L'Omicron ci ha messo di fronte, e comunque la coda della Delta ci ha messo di fronte a una situazione in cui va cambiata sicuramente strategia. È vero che se continuiamo così, nel giro di 10 giorni abbiamo un paese bloccato, insomma, quindi... Due giorni, 48 ore prima, troppo poco? Noi in un mondo ideale lavoreremmo a 7 giorni prima, in un mondo ideale dico, perché in questo momento sarebbe impossibile. Escluso i luoghi di lavoro, le scuole, siamo con un tracciamento a 7 giorni. È evidente che in questo momento noi ci occupiamo del caso e dei contatti stretti conviventi che non riescono a isolarsi dal caso all'interno dell'abitazione per difficoltà, insomma, che non hanno due bagni, non hanno due camere, insomma una situazione difficile, di divisione difficile. Questo è quello che ci occupiamo.